Penso sia stato positivo, abbiamo recuperato una partita difficile in casa del Pescara che per loro era sicuramente una partita molto molto importante visto che non venivano da dei risultati non molto positivi nelle ultime partite, quindi si è anche visto che il primo tempo hanno dato tutto quello che avevano e infatti dopo nel secondo tempo siamo riusciti a uscirne noi e siamo riusciti a pareggiare in uno stadio molto difficile. È stato fantastico, cioè poi per me che sono un ragazzo che magari ha sempre sognato, no, di vedere grandi pubblici, giocare in grandi stadi, per me è stata una grande soddisfazione giocare in uno stadio del genere con dei tifosi grandiosi perché ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, erano tantissimi e poi alla fine è stato bellissimo festeggiare il pareggio con loro, ecco. Adesso ancora stiamo iniziando a preparare in settimana, abbiamo due giorni che stiamo allenando sull'Olbia e penso che sarà una partita tosta come tutte le partite che ci sono in questo campionato qua, perché secondo me la prima, il Pescara o il Modena, le squadre più, diciamo, un po' più preparate possono perdere contro l'ultima in classifica e quindi ogni partita è a sé e non è scontato niente e dobbiamo giocarcela dando sempre il massimo. Il centrocampo è stato uno dei settori più bersagliati dagli infortuni insieme alla difesa. Tu sei dispiaciuto di essere stato anche tu uno di quelli porto dell'infortunio perché poi non sei riuscito a sfruttare le chance che sono arrivate purtroppo dagli infortuni di compagno? Sì, quella sicuramente mi ha scocciato ancora di più, ecco, che magari c'era la possibilità di giocare, di poter far vedere. Purtroppo l'allenamento mi sono fatto male, quindi è stato anche quella, a maggior ragione mi ha scocciato, ecco. È stato difficile, però mi hanno aiutato molto sia i miei compagni che il mister a farmi capire che da un errore devo imparare, non mi devo buttare giù e quindi mi hanno aiutato molto e sono riuscito a rimettermi in riga subito. Sinceramente io non... cioè sicuramente è una situazione nuova, cioè perché io non l'avevo mai vissuta, anche perché è 2 anni che faccio il professionista. E quindi sinceramente non lo so, cioè io penso di giocare in campo e di dare il massimo in campo e basta, poi dopo quello che succede in società non mi interessa più di tanto, ecco.